Ciao a tutti innanzitutto, grazie per essere resistiti fino alle 5 di sera, abbondanti. Io sono Marco, velocissimamente mi presento. Beh, come diceva giustamente Marco Vito Moscaritolo, su Twitter mi trovate come Mavimo, lavoro come sviluppatore, quindi faccio parte di quel mondo oscuro che sta dietro i monitor tipicamente. I miei riferimenti, come Mavimo, se avete domande, qualsiasi informazione di cui avete bisogno, twittatemi e prima o poi vi rispondo. Tipicamente in poco tempo, però a volte ci metto un po'. Oggi sono qua per presentarvi cosa è AngularJS. Chi non ha mai sentito parlare di AngularJS? Ok, una persona sola, figata. Chi lo utilizza già? Due persone, va bene? Chi lo utilizza già invece? Ok, c'è un po' di gente. Allora, per chi non lo conoscesse, o per chi comunque avesse una conoscenza risultata dal sistema, AngularJS è un framework pseudo-MVC in JavaScript che permette di scrivere applicazioni che girano all'interno del browser, quelle che normalmente vengono chiamate single page application. Spesso ci capita, sempre più negli ultimi anni, di utilizzare applicazioni che in realtà vivono all'interno del nostro browser e comunicano con il nostro server, con i nostri server che stavano nel cloud, per esempio, soltanto un minimo set di informazioni. Questo permette di ridurre tantissimo il tipo di dati che devono essere scambiati, quindi rendere l'applicazione più, chiamiamo, responsiva, cioè più facile da utilizzare, quindi con un flusso di dati minore e soprattutto permette di dare un'esperienza d'uso per gli utenti che utilizzano la nostra applicazione più fast, più bella. Ok, questo permette quindi di, da una certa parte, di ridurre il tipo di overhead che c'è all'interno del server e dall'altra di scrivere applicazioni che siano più semplici, più morbide da utilizzare per l'utente. Quello che vediamo adesso è una panoramica di cosa è Angular e quali sono gli elementi mattoncini base che lo compongono. Se poi riusciamo, vediamo anche una piccola demo. Scusatemi. Gli elementi che vediamo appunto sono le direttive, i controller, filtri, routing, eccetera, eccetera. Comunque, adesso li analizziamo nel dettaglio. Incominciamo da quello che è definito come l'elemento base attraverso cui gira AngularJS. Gli elementi che vengono chiamati direttive. Le direttive sono delle specie di mattoncini che vengono utilizzati all'interno della nostra applicazione per definire o dei comportamenti o degli elementi che devono essere visualizzati. Immaginiamoci di dover avere la nostra bellissima applicazione in cui dobbiamo andare a inserire il nostro classico calendarietto per fargli sì che l'utente possa scegliere la data. Adesso cosa dovremmo fare? Avremo il nostro elemento, potremmo tirare dentro una libreria JavaScript, non so, jQuery UI, che permette il calendarietto, che fa cose, oppure dobbiamo scriverci il nostro calendarietto come elemento della nostra applicazione. Per farlo, cosa faremmo? Dobbiamo creare una tabella con le righe che rappresentano i giorni del mese, le colonne, dal lunedì alla domenica. E quindi potremmo avere nel markup, nel DOM del nostro elemento, tutto il nostro, la nostra bellezza con tutte le informazioni. Dovremmo gestire il cambiamento di stato, eccetera, eccetera. Succede che poi questo calendario dobbiamo riutilizzarlo da un'altra parte. Non so, dobbiamo riutilizzarlo in un altro selettore di data. Dovremmo replicare la stessa logica dall'altra parte, quindi il nostro markup dovrebbe contenere un'altra volta il calendarietto, eccetera, eccetera. Le direttive sono un elemento che permette di definire un oggetto, una specie di tag, ok? Custom, che definiamo noi, che serve a noi, che scegliamo noi come deve comportarsi. E tutte le volte che noi possiamo utilizzare, dobbiamo utilizzare questo elemento, possiamo, anziché replicare tutto il nostro pezzo di applicazione, inserire la nostra direttiva. Ok? Ad esempio, avessimo definito la direttiva calendar, avremmo un tag che si chiama calendar, e tutte le volte che avremo bisogno di iniettare nel nostro DOM un calendario, non dovremo andare a replicare tutto il pezzo di markup che ci serve, ma avremo la necessità soltanto di inserire questo tag. Ok? Le direttive hanno anche lo scopo di definire il comportamento, quindi il modo in cui l'applicazione interagisce col DOM. Le direttive possono essere dichiarate in queste quattro modalità, quindi o utilizzando un attributo di un tag qualsiasi, o utilizzando la direttiva come classe CSS, o utilizzandolo come un vero e proprio tag. Ok? Infine c'è l'ultima possibilità, utilizzarlo come commento. Ci sono tantissime direttive, diciamo che tutto Angular si basa sull'utilizzo delle direttive. Non le andiamo a vedere tutte, ma mi interessa farvene vedere soltanto una di esempio. Questa è una
applicazione, il classico Hello World dell'applicazione in Angular. Abbiamo alcuni elementi importantissimi. Il primo è la direttiva ng-app. Questa direttiva definisce dove inizia l'applicazione Angular. Noi possiamo avere delle pagine HTML che hanno tutto il markup della nostra classica applicazione che abbiamo già adesso, la nostra pagina web statica, però vogliamo far sì che un solo pezzo, non so, la spalla destra della nostra pagina, diventi l'applicazione Angular. Noi non abbiamo bisogno di dire che tutta la pagina diventi l'applicazione Angular. Possiamo limitare l'utilizzo di Angular, quindi diciamo della nostra applicazione Angular, soltanto quel pezzettino di elemento. Quindi anziché posizionarlo, ad esempio, sul tag HTML, andremo a mettere, non so, su un div specifico. Questo vuol dire che la nostra applicazione Angular nasce, vive e muore soltanto in quel pezzettino lì. Tutto il resto della pagina non è influenzato. Problema al contrario, in una pagina può esistere una sola applicazione Angular. Quindi non possiamo avere, non so, tre blocchi e gestire tre applicazioni contemporaneamente in questo momento qua. L'altro elemento che interessa è appunto la necessità di andare a inserire la libreria JavaScript AngularJS. E un utilizzo tipico di una direttiva è l'utilizzo appunto del ng-model. L'ng-model è una direttiva che definisce un nuovo model, una nuova struttura dati all'interno della nostra applicazione. In questo caso stiamo dicendo che questo campo di tipo input è collegato attraverso la direttiva ng-model, okay, a un model che è sample. Okay. Angular gestisce quello che viene chiamato il binding tra le informazioni, tra il model e il DOM in maniera più o meno automatica. Questo vuol dire che se per qualche motivo noi andiamo a modificare il nostro model o andiamo a modificare il DOM dell'elemento, automaticamente le due informazioni vengono mantenute sincronizzate da Angular stesso. Questa sintassi che vedete qua sotto vuol dire che nel markup della pagina noi andiamo a stampare, utilizzando le due parentesi graffe, un model. Quindi tutte le volte che noi vediamo le due parentesi graffe aperte e chiuse, vuol dire che andiamo a stampare in quel pezzo di DOM, okay, l'equivalente del model di che stiamo dichiarando, come se fosse una variabile, okay, che la stiamo stampando all'interno. Questa applicazione cosa porta a fare? La nostra pagina, okay, ha il nostro campo input, che in questo momento qua è valorizzato come elemento vuoto. Nel momento in cui io inizio a scrivere qualcosa all'interno, cosa succede? Attraverso la direttiva ng-model io ho modificato il DOM e il model corrispettivo, il modello dati, è stato aggiornato di conseguenza. Abbiamo detto che le due informazioni sono mantenute in sincronia. Siccome io stavo dicendo stampami nel markup il valore del mio model, ok, automaticamente il sistema ha preso e scritto all'interno del DOM l'informazione che avevo aggiornato all'interno del model. Ok? Mi fate un urlo per dirmi che avete inteso, perfetto. Grazie mille. Ovviamente ci sono tantissime direttive. Alcune permettono di collegare il controller a un pezzo della nostra applicazione. Cos'è un controller? Ha una domanda? È una domanda, sì. Cos'è un controller? Controller. Oh, terza fila? Interroghiamo. Ok, proviamo a renderlo un po' più verbosa come definizione. Non necessariamente. È qualcosa che collega due elementi, quindi la view e il model, definendo il comportamento che questi avranno. Ok? Quindi in questo caso qua noi stiamo collegando un controller che non è altro che una funzione JavaScript, cioè non è che è fantascienza, una funzione JavaScript, e stiamo dicendo che questo elemento è gestito da questo controller. Questa è una lista di elementi, ok? E all'interno di questa lista di elementi utilizziamo un'altra direttiva, l'ng-repeat, che non è altro che il for each di un array, per dire guarda, cicla tutti gli elementi GDGs e tirane fuori un singolo elemento per volta chiamandolo in questo contesto, quindi solo in questa riga qua, chiamandolo GDG. Noi abbiamo un elemento di 50 pezzi, ok? Ciclane e su ognuno di questi tirane fuori uno per volta, chiamando quell'elemento estratto GDG. Dopodiché all'interno di questo elemento qua noi possiamo utilizzarlo per banalmente stampare il nome, il numero di persone, eccetera, eccetera. Ok?
questo è il risultato. Noi abbiamo preso un'informazione, ok? L'elenco, un array di dati, adesso ve lo faccio vedere, ok? E attraverso il controller lo stiamo portando all'interno del nostro DOM. Quindi stiamo dicendo qual è l'informazione che vogliamo mostrare in quell'elemento lì. Dopodiché, tramite l'ng repeat, li stiamo ciclando per generare l'elenco di elementi, stampando in ogni contesto l'elemento specifico, singolo. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ok. Come ho detto. Errore. Per capirci, la nostra applicazione attraverso il controller, ok? Non fa altro che dire, abbiamo detto il controller si chiamava get gdg list. Il controller cosa fa? Prende e crea una variabile gdgs all'interno dell'oggetto scope. L'oggetto scope è un elemento particolare di Angular, è l'elemento che definisce il contesto corrente, il dis di JavaScript per capirci, ok? Quindi quando noi andiamo a mettere all'interno di scope una qualche informazione, automaticamente questa informazione noi ce la troviamo scusate, all'interno del DOM, pronta per essere utilizzata. Ok? Quindi cosa stiamo dicendo? La mia applicazione chiama il controller get gdg list. Questo controller restituisce l'array con tutti gli elementi che abbiamo visto, prende questo array e cicla sui vari elementi per stampare un'informazione. Ok? Particolarmente silenziosi, quindi o tutti addormentati o qualcosa non va. Ok, esistono svalangate di direttive, non mi interessa andare a farvele vedere tutte. Sulla documentazione ce ne sono. Sappiate soltanto che è l'elemento chiave che utilizzate quando scrivete un'applicazione in Angular. Chi ci vede dei problemi? Secondo i classici pattern della buona programmazione? Nessuno? Separazione, model, view, controller. Suona male a nessuno? Vabbè. In realtà c'è separazione completa fra tutto qua dentro. Pronto? C'è qualcuno? C'è completa separazione tra il model, il view e il controller all'interno di questa strutturazione delle informazioni? No. C'è un po', diciamo così. Alcuni comportamenti vengono gestiti all'interno della parte di visualizzazione. Il fatto che ci sia, definisca nella view qual è il controller da utilizzare, è un comportamento del pattern MVC classico? Ok. Questo in realtà quindi diciamo che sarebbe da vedere come stanno facendo le cose un po' male. In realtà il fatto di avere questa commistione tra le informazioni permette di agire in maniera molto più agevole su quello che andiamo a sviluppare come applicazione. Abbiamo presente a colpo d'occhio quello che stiamo facendo all'interno della nostra applicazione. Noi sappiamo che qua dentro questo elemento sta controllando il comportamento. Quindi un po' in realtà sto mischiando le due cose, però rende molto più facile scrivere applicazioni anche abbastanza complesse. Ok? Se vi capiterà mai di fare applicazioni in Angular, vi auguro di sì, vi renderete conto che è molto semplice capire il codice dell'applicazione, perché in un punto solo abbiamo sott'occhio tutto il comportamento dell'applicazione. La domanda è dove prendi i dati? In questo contesto qua, quindi in questa fettina di HTML, il dato è preso dalla variabile gdgs. La variabile gdgs da dove è definita? È definita dal controller. Questo controller dice che in questo elemento qua, quindi all'interno di questo UL, esiste una variabile gdgs che contiene delle informazioni. Questo controller è una chiamata JavaScript, una funzione JavaScript, ok? Che inserisce all'interno della variabile scope, $scope, che indica il contesto locale, un elemento gdgs, ok? Che è un array di oggetti. Quindi, questa variabile gdgs, nella mia applicazione, ok? Me la trovo disponibile perché è dichiarata nel controller. E quindi io posso utilizzare questa informazione. E quindi nel controller c'è anche
Nel controller no, io nel controller ho definito solo il dato, la view ce l'ho qua dentro in realtà. Ok. L'altro elemento particolarmente importante sono appunto i controller. I controller sono quelli che definiscono quello che andiamo a fare, il comportamento, l'informazione che andiamo a manipolare all'interno della nostra applicazione. Abbiamo già visto un esempio prima. Comunque, la maggior parte dei controller non sono altri che delle funzioni JavaScript che agiscono in qualche modo sull'oggetto scope. Angular, lo vediamo dopo meglio, utilizza quello che abbiamo chiamato dei servizi. Lo scope è il servizio che definisce l'environment locale, lo spazio, il contesto locale in cui mi trovo. Okay. Possiamo avere anche altri servizi e quindi i vari controller accetteranno le varie informazioni. E all'interno del nostro controller noi possiamo fare tutte le operazioni che riteniamo necessarie per andare a gestire le informazioni che vogliamo mostrare all'interno del nostro contesto. Quindi in questo caso qua sto cercando da Twitter alcune informazioni, ok? Prendo le informazioni, le sto aggiungendo una variabile, ok? E quindi nel mio scope mi troverò questa variabile disponibile. Di conseguenza cosa succede? Che all'interno dell'elemento del controller io avrò disponibile questa variabile. Poi, caso tipico, ci faccio un ciclo per tirare fuori tutti gli elementi, ma potrei farci qualsiasi cosa. Contare il numero di elementi, per esempio. Ovviamente ci sono dei contesti in cui un controller ha dei metodi. È come se fosse diventasse la classe principale che ha dei metodi a sua volta. Quindi all'interno di questo controller, che mi riporta tutto l'elenco di tweet, non so, i primi 10 tweet, ok? Poi voglio caricare gli altri 10, poi voglio caricarne altri 10, poi altri 10 ancora. Cosa faccio? Aggiungo un metodo, getMore, che non è altro che una funzione JavaScript, ok? Questa funzione JavaScript carica gli elementi successivi. All'interno del markup della mia pagina aggiungo una direttiva, ng-click, che dice guarda, quando l'utente clicca su questo elemento qua, chiama questo metodo del controller in cui mi trovo. E quindi cosa succede? Questo metodo cosa va a fare? Va a caricare altri 10 tweet. Ok, dove li mette poi? Li aggiunge allo scope. Aggiungendoli allo scope, cosa succede? Che automaticamente, siccome lo scope, abbiamo detto, definisce una variabile e c'è questo collegamento diretto tra il DOM e il model, automaticamente viene aggiornato anche il DOM. Quindi io non ho bisogno di dire, guarda, quando clicchi qua, prendi, aggiungi gli elementi all'elenco dei tweet e poi aggiorna la lista nel DOM, perché automaticamente sarà Angular a fare questa operazione qua. Ok, io aggiungo i tweet all'interno dello scope e automaticamente mi aggiorna l'informazione alla mia pagina. I controller poi possono essere gestiti come unità più o meno contenute, quindi posso definire dei moduli, ok, degli elementi che possono essere usati in più applicazioni. Per esempio questo controller, non so, l'elenco di tweet, devo usarlo in 10 applicazioni, non è che ogni volta devo stare lì a riscrivermelo tutto. Il controller si chiamerà, avrà sempre lo stesso comportamento, è sempre lo stesso. Quello che cambia al massimo è il modo in cui vado a utilizzare la view, ok? Quindi la mia view semplicemente stilizzerà i miei tweet in maniera diversa, ma le informazioni che andrò a utilizzare saranno le stesse, quindi il mio controller io posso prendere e portarmelo in giro e utilizzarlo in altre applicazioni. Per fare questo lo modularizzo, ok, all'interno di un modulo appunto, e quando includo questo modulo in altre applicazioni posso dichiararlo come una dipendenza di altri moduli. Ci arriviamo dopo. Un dettaglio che poi tornerà utile, guardate un attimo come è dichiarato questo controller. Quindi il nome del controller, definisco due stringhe che sono le chiavi che identificano i nomi dei servizi che mi servono all'interno del controller. Cos'è un servizio? Settima riga, prima fila che c'è in fondo. Cos'è un servizio? È una domanda, eh? Più o meno? È un qualcosa che... Non necessariamente. Un servizio è, in questo caso qua, è un elemento, una classe, se vogliamo dire così, che viene istanziata quando mi serve, ok? In modo che io possa utilizzarla senza dovermi preoccupare da chi l'ha creata, inizializzarla, eccetera, eccetera. Sarà il sistema a occuparsi di questo. A me interessa soltanto che sia disponibile un servizio che fa certe cose. Ad esempio, il servizio HTTP. Ok, mi serve a fare delle comunicazioni, non mi interessa se dietro devo inizializzarlo, devo configurare i parametri per autenticarmi, roba del genere.
a me interessa fare delle comunicazioni HTTP, tutto il resto non mi interessa in questo contesto qua. A me interessa sapere soltanto che esiste questo servizio. Ci torniamo dopo comunque. Questo, la dependency injection, è diciamo il pattern principale attraverso cui si basa Angular. Angular è composto appunto da una serie di servizi, ok, che vengono utilizzati su richiesta di singoli moduli all'interno della nostra applicazione. Qualcuno non ha mai sentito parlare di dependency injection o inversion of control o... Chi non ha mai sentito parlare? Ok. Di questi che non hanno mai sentito parlare, chi fa lo sviluppatore? Ok. C'è un problema allora, forse. No, fate gli scherzi. Dependency injection o inversion of control è un pattern che permette di definire appunto dei servizi dicendo che quando io ho bisogno di qualcosa, banalmente il servizio per fare chiamata HTTP, non devo preoccuparmi di chi è in grado di darmi questo servizio. Io sto solo dicendo che ci deve essere qualcuno che mi dà questa opportunità, ok? Ci deve essere qualcuno che mi dice, guarda, tu puoi fare delle chiamate, io devo fare delle chiamate HTTP, ci penso io a farle, tu preoccupati solo di dirmi cosa vuoi fare, cosa vuoi chiamare, ok? In questo caso qua, il dependency injection è l'elemento che permette di definire appunto dei servizi all'interno della nostra applicazione, ok? Un modo è appunto dichiararli come chiavi all'interno della dichiarazione del nostro controller o all'interno di un nostro modulo, ok? Cosa sto dicendo in questo caso qua, nel primo caso? Guardate, io sto definendo un controller. Questo controller ha bisogno di due cose, lo scope e la possibilità di fare chiamata HTTP. Ok, io qua dentro, quindi all'interno della funzione del mio controller, utilizzo queste variabili. Non so chi le sta creando, non so cosa facciano sotto queste variabili, io so che ne ho bisogno. Dopo, che cosa debba succedere, non me ne può fregare di meno. Ok, sto delegando la responsabilità di fare questa cosa qua ai servizi. Ok. Possiamo anche dichiarare dei nostri servizi nuovi. Io ho bisogno di creare un metodo che gestisca degli allarmi, notifica banalmente, anziché avere l'alert, ok? Voglio far comparire un pop-up carino, tutto infiocchettato, dove l'utente dica, ah sì, c'è un errore, va bene, accetto, ok? In questo caso qua, a me non interessa sapere quando dichiaro un allarme che cosa debba succedere. Io voglio solo sapere che in questo momento qua c'è un problema nell'applicazione e io voglio scatenare un allarme. Cosa questo poi succeda se lo venga notificato all'utente, se venga passata l'informazione al server per loggarla, così non me ne può fregare di meno. Ok? Quindi nel mio controller utilizzerei il servizio allarme. Ma il servizio allarme da chi è gestito? È gestito da un modulo. Ok? Questo modulo ha un metodo factory, ok, che dice, guarda, quando viene chiamato il servizio alarm, esegue delle operazioni e ritorna questo elemento qua. Ok, in questo caso qua cosa succede? Io dichiaro che ho bisogno del servizio alarm, delego ad Angular il compito o al modulo che implementa questa cosa qua di andare a creare il servizio e io mi occuperò soltanto di utilizzarlo. Questo permette di rendere molto modulari i singoli pezzi e far sì che se per qualche motivo io ho bisogno di cambiare il modo in cui venga chiamato l'allarme, è sufficiente che sostituisco questo modulo di allarme con un altro modulo, ok, all'interno della mia applicazione, e automaticamente il sistema continuerà a funzionare. Si dà per scontato ovviamente che l'interfaccia dei due servizi siano le stesse, cioè se da una parte il metodo si chiama send message, dall'altra si chiama send message to user, non è che può funzionare, però se l'interfaccia dei due servizi è la stessa, automaticamente il sistema può rendere modulare e sostenibili i singoli elementi. È possibile, sempre all'interno dell'applicazione, andare a iniettare dei servizi aggiuntivi. Devo tagliare un attimo sui tempi, quindi non è importantissimo, sorvoliamo un attimo. Un altro elemento particolarmente importante in Angular è l'utilizzo dei filtri. Siamo a Linux Day, sistemi Unix hanno il concetto di pipe. Cosa fa la pipe? Prende un dato, lo modifica e lo restituisce a qualcos'altro che ci viene dopo, che può a sua volta modificarlo e passarlo a qualcos'altro ancora, eccetera, eccetera. Ok, quindi da una coda di operazioni che vengono fatte sul dato. Angular permette di fare questo utilizzando appunto i filtri. Un utilizzo banale
dei filtri è la possibilità di ordinare degli elementi. Ok? Io di solito controller mi dà l'elenco degli elementi. Su questi elementi, prima di ciclare su tutti, però, voglio applicare un ordinamento. L'order by in questa cosa qua è un filtro. Ok? Sto dicendo il mio elenco utenti, cioè il mio elenco dei gruppi, prima di prendere e mostrarlo, ordinamelo. E poi gli passo una serie di parametri che per adesso non mi interessano. Questo cosa farà in modo che questa variabile prima venga ordinata e poi venga utilizzata nel ciclo per mostrare le informazioni. Lo stesso elemento di prima, ok? Nel momento, non so se avete visto, nel momento in cui ho cliccato, ha ordinato gli elementi per numero di persone che appartengono al gruppo. Se andiamo a rivedere il codice, cosa succede? Li ordino utilizzando il predicato che indica qual è la proprietà dell'elemento che dice come ordinarli e poi do un ordine, l'ordine in questo caso è reverse, viene invertito. Ogni volta che io clicco su questo elemento viene cambiato il senso di ordinamento e quindi aggiornato l'informazione all'interno di questo elemento qua, per il fatto che lo scope è collegato con il DOM. Quindi ogni volta che io clicco su questo elemento qua, l'ordinamento dei miei elementi cambia. Quello che ho dovuto scrivere nella mia applicazione è soltanto questa informazione qua, cioè non ho dovuto aggiungere niente di codice alla mia applicazione. Se qualcuno ha in mente come deve essere fatto utilizzando libreria X JavaScript, forse è presente quanto codice si è risparmiato nella scrittura di questo elemento qua. Ovviamente è possibile anche creare dei filtri custom. Devo ordinare per un criterio che non sia il numero di persone presenti in un gruppo, ma sia qualcosa di più complesso. Applicazione, ok, devo mostrare le varie versioni dell'applicazione e devo dargli un ordine. L'ordine dell'applicazione era versione 1.5.74, versione 2.7.41. Ovviamente non potevo fare un ordinamento basato su stringhe o basato su altro. Abbiamo creato in questo caso un parser che prende un'informazione, le ordina secondo un certo criterio, okay, che noi definiamo come logica della nostra applicazione, e in questo modo qua, tutte le volte che noi utilizziamo il filtro order by version, okay, la nostra applicazione è in grado di ordinare un elemento utilizzando questo criterio. Quindi noi possiamo riutilizzare dei filtri che andiamo a creare anche all'interno di altre applicazioni. Arriviamo al pezzo più rognoso per chi scrive applicazioni in Angular. Cos'è il model normalmente? Abbiamo visto il controller, abbiamo visto... Cos'è un model? Vai. Ok, rappresentazione degli oggetti del dominio. Tutti ci dicono, il nostro model ha una serie di proprietà che definiscono come è fatto questo fantastico model. In realtà Angular dice, non è vero. Il tuo model è qualsiasi cosa ci butti dentro. Tu prendi una variabile, ci butti dentro qualsiasi cosa, quello è il model, in quel momento lì. Non c'è assolutamente nessun controllo, nessuna garanzia di consistenza dell'informazione che noi abbiamo lì all'interno. Un model può essere una stringa, un numero, 55, 42, un oggetto con una serie di attributi, un oggetto di una complessità n che definite voi. Non viene in alcun modo vincolata la complessità del model a priori. Quando se avete già utilizzato altri librerie JavaScript, tipicamente voi dovete prima definire il model che ha una struttura ben definita e poi la potete utilizzare all'interno della vostra applicazione. Qua non è così. Qua i responsabili di cosa c'è nel vostro model siete voi. Non c'è nessuno strumento che controlli, se non ve lo scrivete voi ovviamente, che il model abbia una struttura ben definita. Quindi potete fare le peggio porcate che volete, ok? Quindi bisogna fare particolarmente attenzione. Però al tempo stesso vi dà la flessibilità di poter aggiungere elementi al model, di poter modificare gli elementi del model senza dovervi preoccupare di aggiornare troppa logica sparsa in giro nella vostra applicazione. Questo è l'esempio di prima. Il model era una variabile che conteneva la nostra stringa. Se questa variabile fosse stata più complessa, avremmo potuto splittarla in tanti campi di input, non so,
user.name, user.password, user.mail, user. E definire n elementi di tipo input, ok? E il nostro model completo, lo user, sarebbe stato l'insieme di quegli attributi. Ok? Sì? Ma in questo caso non basta un form. Sì? Io come faccio a verificare che sia vero quello che è contenuto? Se io scrivo parser. Non ho capito la tua domanda, per cui provo a interpretare quello che mi stai dicendo. Io ho un form con n elementi e voglio in qualche modo applicare una validazione su questi elementi per sapere se l'utente ha imputato i dati corretti. No. È tipo, chiami Ciccio. Ok. L'utente. Ok. Se lo prendo e scrivo falso, ok, come faccio a verificare che abbia scritto falso? Beh, uno, se l'utente deve dire vero o falso, forse non gli farò scrivere vero o falso, ma gli metterò un checkbox true o false, non lo so. Comunque, ipotizzando che gli vogliamo fare scrivere falso come stringa, noi possiamo eventualmente modificare il comportamento. Un booleano, quindi gli piazzerà una checkbox che acquisisce lo stato vero o false all'interno della mia applicazione. Okay. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente potrebbe essere, non so, un... Se no, pensavo che appunto, non sapendo, cercando tutto come stringhe... No, scusa, forse mi sono espresso male. Non tratta tutto come stringhe, ma mi dà completa libertà sul fatto che un model possa essere un numero, una stringa, un oggetto, un insieme di oggetti, qualsiasi cosa. Non mi vincola sul fatto che debba essere di un tipo specifico. Quindi questa qua potrebbe essere una stringa, potrebbe essere un numero, potrebbe essere un booleano. Okay. Non mi dice deve essere un booleano, può esserlo però, ok? Ok. Ci sono due cose tipiche di un'applicazione. Le configurazioni. Okay. Le configurazioni. Quando schiamo un'applicazione in Angular, o quando schiamo una qualsiasi applicazione, 99.999 e qualcosa per cento, serve avere delle variabili di configurazione della nostra applicazione. Un primo modo per cui noi possiamo isolare questi elementi è definendo attraverso Angular, all'interno di un modulo, delle costanti. In questo caso io cosa sto dicendo? Definisco che all'interno della GDG app, che è il nome della mia applicazione, esiste una costante che si chiama GDG, che è un oggetto, ok, composto da URL e token. Ok? Quindi questa variabile, passami in termini così, questa costante in realtà, la potrò utilizzare all'interno della mia applicazione come servizio tutte le volte che ne ho bisogno. Esempio stupido, questo è un altro metodo di configurazione, ho bisogno di utilizzare l'informazione contenuta in questa costante all'interno della mia applicazione. Abbiamo detto che la mia applicazione, tutte le volte che ho bisogno di un servizio, è sufficiente che ne dichiaro la stringa all'interno dell'elemento. In questo caso sto dicendo, guarda, a me serve la configurazione GDG. Ok, il sistema cosa fa? Dice, ah, ti serve GDG, benissimo. Chi mi dice cosa c'è dentro di GDG? Va in giro, si spippola tutti per sé la sua applicazione e trova che esiste una costante che si chiama GDG. A questo punto cosa succede? Che dentro la mia funzione me lo mette a disposizione. E quindi io potrò utilizzare questa funzione, scusatemi, questa variabile, all'interno della mia funzione JavaScript. Ok? Vi è chiaro il giro del fumo? Qua dico che esiste una costante che si chiama GDG, che ha dentro delle cose. Qua sto dicendo a me serve questa variabile, questa costante, questa costante non è una variabile, che si chiama GDG. Ok? A questo punto dentro la funzione esisterà questa variabile qua, perché sarà Angular dire che esiste e andare a prendere le informazioni corrette. E io qua dovrò limitarmi a utilizzarla. Una cosa che non c'entra niente, che però è fighissima e ve la voglio raccontare lo stesso, è che dentro questa applicazione noi stiamo utilizzando un metodo di configurazione che sta dicendo che tutte le volte che noi dichiariamo un servizio HTTP passa attraverso l'HTTP provider, ok? E questo HTTP provider si occupa di modificare alcune informazioni, banalmente un header, buttandoci dentro un'informazione, ok? Questo vi fa capire che l'utilizzo dei servizi con il sistema di factory che abbiamo visto prima permette di andare a alterare o
a configurare, a gestire elementi della nostra applicazione in maniera particolarmente agevole. Cioè, tutte le volte che io ho bisogno di alterare un qualcosa, avrò a disposizione da qualche parte un service provider, un qualcosa che mi permette di andare a modificare il comportamento dell'elemento stesso. Ok. Classico approccio MVC, abbiamo visto il model, abbiamo i controller, abbiamo dei pseudo model, abbiamo dei pseudo controller, abbiamo delle pseudo view. Da qualche parte però abbiamo anche la necessità di poter mettere in correlazione queste informazioni in base al fatto che l'utente navighi o meno in certi elementi. Questo viene gestito utilizzando del routing. Nella nostra applicazione noi possiamo definire degli entry point, proprio dei path che troviamo all'interno dell'URL, ok? Tipicamente con un cancelletto davanti, in modo che vengano definiti come elementi della pagina corrente, per andare a definire il comportamento che la mia applicazione avrà quando l'utente si troverà in questo contesto. Ok? Esempio, ho la mia applicazione che mostra l'elenco dei progetti, clicco sul singolo progetto, mostra il progetto specifico. Ok? Quindi classica lista con vista di dettaglio dell'elemento. Cosa facciamo? Definiamo, guarda, quando definisci il root provider, quindi attraverso i servizi, eccetera, eccetera, sappi che esiste un routing che risponde al path project. Ok? Quando sei in questo path, caricati questa view, ok? E chiama questo controller. Se però l'utente nell'URL ha scritto project slash una variabile, questa non so se si vede, è un due punti project, il nome è una specie di token per indicare che sia stata una variabile, allora chiamo una view diversa e un controller diverso. In questo modo il fatto che l'utente si trovi in un percorso piuttosto che in un altro definisce il comportamento della mia applicazione e io posso andare a frammentare la complessità della mia applicazione in pezzi più piccoli, più mantenibili, più gestibili, bla bla bla. Ok? Infine ti dico, guarda, se non è nessuno dei due, fai finta che sei su project in modo che ti mostro comunque la pagina di default. È chiaro un po' l'approccio? Ok, qualcuno mi ha risposto, grazie. Oddio. Perché lo vedete male voi? Scusa. Ok, no. Sì, sì, vai, vai. Sì. Tutto client. Non siamo mai andati sul server adesso. Adesso andiamo sul server invece. Abbiamo detto, la nostra applicazione è fighissima, funziona benissimo nel nostro client. Però prima o poi le informazioni dovranno finire sul server. Ok? O quantomeno dovrò leggere delle informazioni dal server. Un primo modo è utilizzare quello che in Angular sono definite le risorse. Esiste il concetto di risorsa che corrisponde a quello che tipicamente noi abbiamo come un model sul nostro server, ok? Che ha un'interfaccia REST di comunicazione. Tutti sapete cos'è un'interfaccia REST? Ok, ho visto dei no. Un'interfaccia REST vuol dire che io faccio delle chiamate a una pagina, ok? E se chiamo la pagina come una GET mi dà l'informazione. Se faccio una chiamata come POST sto mandando un'informazione. Se faccio una chiamata come PUT sto aggiornando un'informazione. Esempio Twitter, ok? Io ho il mio formettino in cui scrivo il mio tweet, faccio invio, questo fa una post sul server, sta inviando un'informazione, crea un'informazione sul server. Nel momento in cui io vado su Twitter e leggo, visualizzo la pagina di Twitter, lui fa una get per estrarre dei Twitter e mostrarmi nella pagina, ok? Angular ha un sistema che permette di mappare attraverso i metodi appunto get, post, put, delete, un comportamento dell'oggetto che noi abbiamo sul client con il corrispettivo oggetto che noi abbiamo sul server. Quanto tempo mi è rimasto? Scusate. 10 minuti? Un quarto d'ora. Ok, quindi cosa succede? Io definisco che esiste una nuova risorsa. Questa risorsa è mappata su un certo specifico URL sul server. Ok? E
è definita come progetto. Ok? Nella mia applicazione io definisco un nuovo progetto. Ok? Aggiungo delle variabili, chiamo il metodo save. Questo cosa farà? Farà, in questo caso, una put direttamente sul server per aggiornare l'informazione. Ok? Quindi io attraverso questo metodo qua sto delegando ad Angular il compito, o meglio al sistema di risorse di Angular, di effettuare delle operazioni per chiamare il path project qualcosa sul server e salvare quindi l'informazione sul server. Ok? Vedo facce... Scusate? Ok. Ovviamente possiamo andare a alterare, cioè noi abbiamo visto il comportamento di default, in cui get, post, put, delete corrispondono a entry point ben definite, bla bla bla. Se per caso avessimo bisogno di avere dei comportamenti un po' particolari all'interno della nostra applicazione, nulla vede andare a sovrascrivere alcuni comportamenti e quindi effettuare delle operazioni in maniera a più basso livello, passami il termine, all'interno della nostra applicazione. Ok? Ultimissima cosa, e poi giuro che non vi annoio più. Testing. Cos'è il testing? Una cosa che non si fa mai, esatto. Questa te la copio, guarda, giuro. A parte gli scherzi, il testing è una pratica che permette di, fra virgolette, tutelarci dai casini che tipicamente andremo a fare all'interno della nostra applicazione. Angular nasce come progetto in cui tutto lo sviluppo è fatto basandosi sui test. A differenza di altri framework in cui il test è stato aggiunto in un secondo momento, Angular nasce basandosi sul test. Tanto che chi ha sviluppato Angular, prima ancora di sviluppare l'applicazione, ha detto non trovo un sistema di test adeguato all'interno per testare la mia libreria JavaScript. Allora cosa faccio? Se ne sono costruiti uno. Prima si chiamava Testacular, adesso si chiama Karma. Ok, è un test runner che utilizza Jasmine come motore sotto e permette di definire il modo di testare i singoli elementi, quindi il singolo controller, il singolo servizio, le singole costanti della mia applicazione in maniera molto semplice. Questa è la descrizione di un test. Io voglio testare il controller GDG list. Ovviamente non si vede. Vabbè, ok. Ok, gli sto dicendo, guarda, voglio testare il controller GDG list. Quindi, istanzio il modulo che conterrà il mio controller, ok? E mi occupo di andare a definire, ok, la variabile del controller. Ok, in questo modo cosa succede? Che io sto definendo, è come se avessi fatto finta di chiamare il controller. A questo punto io posso procedere con il testare il comportamento di un singolo behavior, di un singolo comportamento che mi aspetto che il mio controller abbia. Ok, cosa vuol dire? Mi aspetto che nello scope ci sia una variabile GDGs, che questa abbia una lunghezza di 10 elementi, perché il mio servizio resta di rispondermi con 10 elementi. Mi aspetto che ci sia il numero di persone presenti in ogni gruppo sia sempre maggiore di 0, eccetera, eccetera, eccetera. Io posso scrivere tutti i test che voglio per testare il comportamento della mia applicazione. In questo caso stiamo testando un controller, ma possiamo testare veramente qualsiasi cosa. La cosa figa di Angular è che ha praticamente dei mock per qualsiasi cosa. Dobbiamo testare dei servizi REST, cioè il comportamento di una comunicazione con client server. Cioè non è che abbiamo il nostro server di produzione e facciamo i test su quello. Ok. Possiamo creare, potremmo avere i test di il server di sviluppo, eccetera, eccetera. Però il fatto di testare permette anche di isolare, di scollegarsi completamente da quello che c'è server side. E quindi esistono degli strumenti già integrati in Angular che permettono di moccare il tipo di comunicazioni che vengono fatte client to server e validare anche il comportamento che la nostra applicazione ha quando fa delle chiamate REST sul server. Ok? Attualmente siamo alla versione 1.0 di Angular, è in sviluppo la 1.2, sì, dovrebbe essere tipo in RC, e hanno aggiunto un sacco di roba, tra cui hanno reso l'applicazione molto più modulare, okay. Hanno introdotto delle funzioni di animazione. Chi sviluppa applicazioni in Angular adesso capita,
diciamo che fa utilizzo spesso, di altre librerie JavaScript per effettuare il, non so, il classico effetto di fade in, fade out sugli oggetti, eccetera, eccetera. Per evitare di portarsi dietro altri elementi, hanno introdotto in Angular una direttiva, o meglio, un insieme di direttive, ng-animate, ng-show, eccetera, eccetera, che permettono di mostrare o far sì che vengano degli effetti di animazione quando ci sono transazioni all'interno dello scope dell'oggetto. E inoltre hanno aggiunto un migliore supporto ai dispositivi mobile, quindi smartphone, tablet, eccetera, eccetera. Banalmente gestione degli eventi, touch, swipe, eccetera, eccetera. Io avrei tipo una demo velocissima da farvi vedere se abbiamo 4 minuti, 5 minuti. Quello dopo mi odierà, quindi so già che... Allora, questa è un'applicazione stupidissima. Ok, cosa faccio? Mi butto dentro un tag qua dentro. Ok. Se funzionano server side... Non funziona, ovviamente. Ok, fa una chiamata, bla bla bla. Ok, vabbè. Diciamo che forse non sta collegando alla rete. Diciamo... Sì, ok, va bene. Ok, qua cosa ho fatto? La mia applicazione la fa? Allon click su questo pulsante, fa una chiamata a Instagram in questa cosa qua, cioè uguale per Twitter, ma probabilmente il servizio non mi sta rispondendo in questo momento, estrae dei dati e me li mostra all'interno della mia applicazione. Ok, creando poi tutti i corrispettivi tag estratti dalle informazioni da Twitter. Clicco su qualcos'altro, non so, la vazza, fa un'altra chiamata, estrae le altre informazioni della vazza, clicco su caffè, eccetera, eccetera, e mi aggiunge i vari tag che io ho navigato all'interno della mia applicazione, eccetera, eccetera. Se funzionasse anche Twitter dovrebbe... Ok, si è svegliato. Vediamo. Quanti insulti mi hanno dato in questo momento qua? Oh! Perfetto. Ok. Cose che non si fanno, esatto. Quindi estrae delle informazioni e la mia applicazione, adesso ve la faccio vedere e poi se volete ve la giro da qualche parte. Pipipipapà. In realtà è fatta da pochissimi pezzi. Questa, scusate, questa è la pagina HTML della mia applicazione. Noi abbiamo incluso due CSS, tre CSS, ok? Abbiamo aggiunto AngularJS come JavaScript, abbiamo aggiunto le risorse, che in questo caso potremmo anche non aggiungere perché non stiamo utilizzando, abbiamo aggiunto una direttiva e un controller, e la mia applicazione. Se andiamo a vedere questi JavaScript, e ovviamente abbiamo aggiunto delle direttive che ciclano e mostrano informazioni, banalmente cicla su tutti i tag, nell'elenco dei tag, e mi dimostra come singoli elementi, mostra la versione della mia applicazione, potevo non mettercela però per fare una prova, permette di mostrare i due pulsanti che da qualche parte c'è l'ng click, forse. Papà. Ok. Sì, ng href in questa cosa qua, sì. Che permette di definire il comportamento dell'elemento. La mia applicazione, quindi in script, è composta da... Che cosa? Una prima parte che dico la mia applicazione richiede di utilizzare questi due moduli. DevFest direttive, DevFest controller all. Ok, definisce una serie di costanti, ok, che non sono altro che i servizi da chiamare per Twitter e per Instagram in questo caso qua, ok. Definisce una costante che è la versione della mia applicazione. Definisce il root provider. Questo dice, guarda, quando ti trovi in slash all, mostrami la view di questo tipo e chiama di questo controller. Quando sei in Twitter con il nome del tag mostra queste cose, quando sei in Instagram con il nome del tag mostra queste cose. Se andiamo a vedere la nostra applicazione, l'URL, io sto in un tweet, ok, c'è scritto GDG Torino,
nell'URL vedete che il sistema di navigazione ha puntato come routing a twitter/gdgtorino. Questo vuol dire che stai istanziando questo routing specifico, twitter/gdgtorino, che stai chiamando questa view specifica e stai invocando questo controller specifico. L'applicazione, quindi se andiamo a vedere il controller, facciate quello di Twitter e basta, per l'altro è uguale. Ok. Cosa fa? Ha un suo nome, ha bisogno di alcuni servizi. Il primo servizio è lo scope per indicare il contesto locale. Un altro servizio è il sistema HTTP per fare le comunicazioni e farsi dare da Twitter le informazioni. Un altro servizio è root parameters, che indica i parametri che noi abbiamo nell'URL. Infine, okay, defest, che è la costante che abbiamo definito, in cui sono definiti gli URL degli entry point per i servizi da chiamare. Dopodiché, all'interno della mia applicazione, io dico, guarda, prenditi dalla variabile defest, che è la mia costante, Twitter, sostituisci il tag con il tag che hai preso dal routing, fai una chiamata, aggiungi allo scope gli status di Twitter e fai, basta. Cioè, se fallisci fai un errore nel console log. Beh. A questo punto cosa succede? Che la mia applicazione si gestisce in autonomia tutto quanto. Se io cambiassi, anzi di scriverlo qua dentro, le mie informazioni, scrivessi nell'URL GDG, non so, devfest. Ok? E se funziona tutto, il sistema se ne sbatte altamente dal fatto che io l'abbia scritto nell'URL piuttosto che qua sotto. Per lui quello è il parametro, ha aggiornato le informazioni cercate e l'ho aggiunto anche nell'input in cui c'era il model della ricerca utilizzata. Ok? È un'applicazione che è banalissima questa, però è giusto per farvi capire un attimo il fatto che con poco codice e cose abbastanza semplici sia possibile anche scrivere applicazioni complesse, facilmente testabili, piccole e facilmente mantenibili. Non scordiamoci mai che il grande problema quando scriviamo un'applicazione non è tanto scrivere l'applicazione, ma è poi per i 2 anni successivi sistemare i bug che ci aprono, aggiornare i singoli pezzi. Ok? Quindi con Angular abbiamo strumenti di test per agevolarci nella fase di manutenzione e di scrittura del nostro codice. Abbiamo i singoli componenti principali già disponibili all'interno dell'applicazione. È uno strumento leggero, semplice, ampiamente testato anche in produzione. Secondo me, una prova fatecela. Sì? Sì. Comunque, allora, quindi non indicizzava, perché comunque quando vado a vedere anche la linea di comando non mi ritrovo la pagina HTML come la vorrei io vedere per indicizzarla, ma mi trovo solo il codice. Allora, facciamo così, anticipo le 2 domande che mi farete sicuro perché me le fanno sempre. Uno è, ma la pagina non è indicizzabile, e l'altra è, ma il JavaScript finisce sulle pagine degli utenti, quindi non proteggo il mio codice. Adesso rispondo a queste 2 domande così almeno facciamo le altre. Allora, è vero, JavaScript non viene eseguito quando passa un crawler, quindi io posso aggiungere tutti i metatag che ho voglia, ma non posso ovviamente far sì che il mio crawler, il Google bot che passa a fare spider sulle mie pagine o Bing o quello che passa, prenda ed elabori il JavaScript. Esistono 2 modalità per ovviare a questo problema. Un primo modo è, esiste la possibilità di aggiungere un metatag che definisce per i bot dove si trova la risorsa alternativa, ovvero dove andare a prendere la pagina corrispondente alla pagina renderizzata in Angular che sia statica in modo che possano indicizzarla. Ok? Quindi primo modo è mi creo una versione statica del sito ma senza tutte le figosità di animazione eccetera eccetera. Esempio, elenco di news,
Io posso avere la mia pagina super figa con gli elementi che si caricano in maniera dinamica, destra, sinistra, sopra e sotto, però quello che deve indicizzare il bot è la news, stop. Quindi io posso dare all'utente l'applicazione super figa e completa e creare una versione alternativa statica per la singola news che lo spider passa e indicizza. Secondo modo è fare detection del dispositivo, di chi sta chiedendo la risorsa, ok? E far sì che sia il server a restituire la pagina già elaborata in lato JavaScript. E ci sono dei tool, ad esempio Casper.js, piuttosto che Ghost Phantom, ne esistono un tot. Per cui cosa succede? Che la vostra applicazione, quando viene richiesta da uno spider, prima viene eseguita server side con il JavaScript lato server, quindi il server in realtà sta generando la pagina completa e solo dopo passa la richiesta a Google. Esistono diversi servizi, cioè se non volete implementarvelo voi, e non è tanta roba da fare, esistono dei servizi che lo fanno già, quindi voi definite un parametro, comprate questi servizi che costano non tantissimo, ma neanche pochissimo, per cui dipende se ne vale la pena, e passate le richieste a questi servizi che si occupano loro di effettuare le operazioni per voi. Se no, potete fornire la versione alternativa per l'indicizzazione. La seconda domanda tipica, non so se... Ok. Seconda domanda tipica che fanno è, però l'applicazione JavaScript, però dopo mi rubano il codice, il mio codice, lo vedono tutti. Utilizzate Gmail. Quanti di voi hanno guardato il codice JavaScript di Gmail e gliel'hanno rubato? Ok. Quindi in realtà la vostra applicazione, è vero che ce l'hanno tutti, ma uno deve essere veramente motivato per venire a rubare l'applicazione. Due, la vostra applicazione difficilmente funzionerà solo in assoluto nel client. Ci sarà sempre delle comunicazioni server side, delle personalizzazioni di manutenzione che farete voi. Voi conoscete la vostra applicazione, quindi voi potete estenderla e quindi se vi rubano la funzionalità per mettere in ordine corretto le versioni del software, ma chi se ne frega, cioè... La vostra applicazione non è il componente di sorting o il filtro o il controller specifico. La vostra applicazione, voglio sperare, sia qualcosa di più. Quindi in realtà non vi ruberanno mai il codice. E secondo me sono tutte pippe mentali. Ci facciamo noi sviluppatori che ha il mio codice, roba mia, non la voglio dare a nessuno. Cioè, secondo me non esiste. Quello che si occupa di prendere e trasformare il model in markup, l'event listener che gira e mantiene aggiornate le informazioni consistenti, in realtà è un servizio a se stesso, è un servizio a basso livello in Angular, però è un servizio. Quindi noi possiamo andare ad aggiungere eventualmente delle injection all'interno di quel servizio lì per far sì che vengano invocati altri eventi quando vengono eseguiti questo binding di informazioni. In realtà, se hai bisogno di utilizzare librerie diverse, difficilmente, dalla mia esperienza quantomeno, avrei bisogno di andare a metterci mano, perché tipicamente tu crei delle direttive custom che vai ad aggiungere alle direttive standard che poi chiameranno la tua libreria. Quindi anziché dire ok, in jQuery ho elenco tweet, ok, anziché chiamarlo direttamente come una cosa completamente a parte, la chiami nella tua direttiva o nel tuo controller quando vengono svolte certe operazioni e quindi sei puntuale nel fare l'operazione. Tra l'altro Angular viene usato spesso con altre librerie. Io volevo ringraziare tutto il GDG di Torino per la giornata fantastica che ci hanno dato, quindi un grande applauso a loro.